Ci spieghi, Lorenzo, anche per introdurre un po' la tua figura, che cosa fa l'immunologo clinico, cosa fa il reumatologo? Allora, l'immunologo clinico è uno specialista che si occupa di fatto di curare quelle condizioni dei pazienti che sono associate ai problemi del sistema immunitario. Il sistema immunitario può funzionare troppo poco, e a questo punto si hanno le immunodeficienze, e in questo caso l'immunologo clinico si occupa appunto di seguire questi pazienti, di fare prevenzione, di cercare nei limiti del possibile di ripristinare la funzione del sistema immunitario. Ma anche e soprattutto da un punto di vista epidemiologico, il sistema immunitario può eccedere nella risposta immunologica e quindi determinare quelle che sono chiamate malattie autoimmuni, ovvero malattie nelle quali alcune cellule, diciamo così, impazzite del sistema immunitario aggrediscono organi e tessuti del corpo, ritenendole dei batteri, dei virus, qualcosa di esterno da distruggere, da combattere, infiammandole e danneggiandole. La reumatologia è una disciplina che si occupa di malattie tipicamente del tessuto connettivo e delle articolazioni. E molto spesso queste malattie sono malattie autoimmuni. In questo senso c'è una certa sovrapposizione, quantomeno in Europa spesso il campo d'azione dell'immunologo clinico e del reumatologo è molto simile. Non è così negli Stati Uniti, in quanto negli Stati Uniti principalmente l'immunologo clinico si occupa di immunodeficienze e anche di HIV in molti casi. Quindi Allora, in ci fai Europa. qualche esempio per rendere più comprensibile quello che è già chiaro, quindi quello che ci stai già dicendo, di una patologia, di una malattia trattata dall'immunologo clinico, quindi di un'immunodeficienza di cui si occupa l'immunologo clinico, invece di una patologia di interesse reumatologico, così magari chi ci segue può capire meglio di cosa Certo. stiamo parlando. Allora, una malattia di immunodeficienza, la più comune, una delle più comuni è il deficit di immunoglobuline di classe A o deficit di GA, che è Perché appunto la mancano condizione. questi Mancano immunoglobulini. questi anticorpi, oppure nella immunodeficienza comune variabile, in cui ad esempio il nostro organismo non è in grado di sintetizzare in modo adeguato alcune specifiche immunoglobuline, anticorpi, e sostanzialmente noi interveniamo somministrando anticorpi e aiutandolo in una scelta di attenzioni che deve avere nella vita per stare meglio. Esistono poi una serie più complessa di malattie immunologiche da immunodeficienza su base genetica, in questo caso sono la maggior parte di queste malattie sono malattie su base genetica, giusto appunto, e la unica terapia efficace al momento è la terapia genica che viene fatta in alcuni centri. Le malattie di pertinenza reumatologica sono appunto le malattie autoimmuni che danno un interessamento del tessuto connettivo e degli organi in generale, per cui ad esempio l'artrite reumatoide è una di queste malattie, l'artrite in generale, le vasculiti, le connettiviti come il lupus, la malattia di Sjögren, ce ne sono davvero tante. Su questi ambiti appunto nel sud Europa in generale, in Italia, in Francia, in Spagna, c'è una grossa sovrapposizione su ciò che fa l'immunologo clinico, per cui persone che hanno fatto un percorso, se vogliamo, formativo di natura differente, alla fine curano le stesse condizioni. Chiarissimo. E allora, anche se chi ci segue su Medical Facts sa benissimo il perché, ma ci spieghi allora qual è il tuo ruolo nel corso di un'infezione virale come quella da SARS-CoV-2? Prevale l'immunologo clinico o il reumatologo? Ma diciamo che è un ruolo duplice di nuovo, per cui prevale lo specialista che sa utilizzare farmaci di questo ambito. Come penso ormai sia noto, avete anche discusso voi nelle precedenti interviste, siamo diventati a conoscenza, siamo venuti a conoscenza del fatto che il virus SARS-CoV-2 è sicuramente in grado di fare un danno direttamente infettando le cellule, ma che probabilmente una grossa quota del danno viene determinata dall'eccesso di risposta infiammatoria ed immunitaria che il virus riesce ad evocare. Ed è una risposta che paradossalmente non riesce a fare il suo mestiere, cioè controllare in modo efficace la replicazione virale, o meglio, se lo fa in una maniera sicuramente meno proporzionata all'entità della risposta stessa, ma che molto spesso sembra, da quello che abbiamo osservato anche noi, il sistema immunitario sembra appunto creare delle risposte eccessive non finalizzate al contenimento dell'infezione, quindi alla produzione ad esempio di anticorpi contro il virus, piuttosto che di cellule in grado di controllare l'infezione virale, ma si crei una amplificazione infiammatoria un po' afinalistica che alla fine danneggia gli organi e le strutture del corpo, innanzitutto i polmoni. Quindi da questa ipotesi siamo partiti con l'idea di
riproporre farmaci che noi utilizziamo nella nostra quotidianità per curare appunto le malattie autoimmuni o autoinfiammatorie, che sono altre malattie in cui appunto c'è un eccesso di infiammazione, riproporli ed utilizzarli come parte dell'armamentario terapeutico per Covid-19. Quindi il tuo ruolo nella fattispecie, faremo proprio un esempio specifico, i cui risultati sono venuti fuori proprio qualche giorno fa, è stato quello di riutilizzare o provare a pensare un possibile utilizzo appunto dei farmaci che utilizzi solitamente nell'ambito appunto della infezione da nuovo coronavirus.